Benvenuti sulla cima della vetta lancia, io sono Emonet, qui con me c'è FPG. e siamo qui con voi per commentare la finale del 5-tier tournament tra Kijo, ovvero Spazzolino, e Avocado Kado, ovvero Alolan Kado. Tanto dai, Rocco. Diciamo che le possibili lead possono essere per i Rockers, da una parte c'è Raidon e dall'altra parte abbiamo Archeops, per l'appunto. Ma si sono scambiati team! Ah, questo è... Ma no, si sono scambiati team! No, ma ci stanno parlando lo schifo! Oh, che cazzo! Aspetta. Questa io la terrei. Ma cosa sta dicendo? Ma mi sa che uno ha counterbuildato la... No! Questa lotta non so neanche se tenerla o no. No, io non la terrei. Se no ci teniamo il video muto e ci commentiamo noi sopra dicendo: ragazzi, questa è la pena dell'ultima sfida. Non lo so, mi sono rimasto senza parole. Questa era la pena. Scusa, ma Bandlock of Top, cioè, non era... No, è soft, cioè Mr. Poke. Ok, questa invece sarà la vera sfida. Ecco, entra nella nuova lotta. Ah, finalmente vediamo i team come dovrebbero essere, forse. Ognuno utilizza il suo. Non c'è Belly Drums loro. Uè, mi hai rubato il team, dice Avocado. Allora, vediamo di nuovo. Le lead sono quelle della volta precedente, però abbiamo un Archeops con la Mental Herb. Con la Mental Herb. Sì, mi aveva spiegato che preditava subito il taunt, è stato bravo, l'aveva preditato bene. E poi abbiamo un Celestila che entra chiaramente su Archeops, però Archeops ottiene momentum grazie a Yuturi. Tutto questo perché Persian è più veloce, il suo parting shot è partito prima. Qua, finalmente vediamo un set di Raikou, penso sensato, con Fulmine over Wild Charge, non so te poi. Sì, direi. Anche perché questo Raikou è veramente problematico, riesce a mettere grossa pressione su di Avocado. Vero, vero, non posso darti torto. Ora non capisco sinceramente... Beh sì, come non capisco lo switch, era un Celestila su Raikou. Cioè, certo che ha senso lo switch. Sì, ha senso perché si aspettava una HP, perché comunque Como è l'opzione migliore per tenere Raikou. Ma soprattutto se quel Como ora fosse Assault Vest, anche se credo che vedendo il team di Kijo potrebbe anche essere Z. No, sì, è Assault. Vorrei azzardare. No, no, non è Assault Vest perché 22% da Thunderbolt sono veramente tanti. Quindi vediamo un po'. Comunque bisogna stare attenti a quella giocata che ha fatto Avo, perché mi aveva rivelato che forse avrebbe potuto giocare un Megahorn su Raidon. Non vorrei fare grossi spoiler, però mi ha detto che fa grossi danni anche su Raidon. Sì, perché quel Raidon ha Sword Dance fisso. E qua invece vediamo una U-turn di Landorus, che probabilmente sarà Z, a giudicare dai... non so da che cosa, però a giudicare credo che sia Z quella. Cioè, no, più che altro non ha rivelato. Non ha rivelato Scarf, non ha rivelato di essere bloccato, non ha rivelato avanzi. Potrebbe essere Rocky Helmet, ma che pro. Il team di Avo non è composto da grandi attaccanti fisici. No. Vediamo. Probabilmente sarà Zero. Sì, Zeta Fly. Zeta Fly o Zeta Terra con Gravity? Non lo so, magari una Zeta Fly per
Non so, vediamo. Per Latios, se magari non vuole giocarsi subito il Gravity. Adesso Latios è lurato, però. Sì, ma non credo avesse comunque molto senso. Comunque Zeta Terra fa anche danni a Raidon, eh. HP Ice non fa nulla. Qui vediamo un HP Ice. Poteva giocarsi un HP Water Grass, però comunque perdeva troppa coverage e non riusciva più a colpire i combo. No, più che altro, sai, Ice è comunque buona perché oltre a colpire Raidon colpisce anche Kommo e Latios, che è vero, prendono poco danno, però è quel poco danno che alla fine ti aiuta a vincere la partita. Explosion. Oh, qui gioca l'Explosion. Va bene. Va bene, sì, comunque ha ottenuto momento. Perché comunque il suo obiettivo, secondo me, è lurare questa sfida per sweepare con Scizor. Guarda uno Sword and Scizor contro questo team. Sì, effettivamente, è vero. Col Mind Raikou è veramente problematico ora perché potrebbe fare ingenti danni anche a Raidon. A tutto, fa danni a tutto adesso. E soprattutto un Celestina, anche però... rimanesse in campo predittando l'HP Ice. Sì, va bene, recupera vita con l'Lich Seed. Questo turno è sicuramente fondamentale. Forse si giocano le sorti della partita qua? Vediamo questo Celestina che tira fuori. Gioca Toxic. Che non è sbagliato. Tanto che set c'ha sto set? Protect, Toxic, Lich Seed e V-Slam probabilmente. O Flamethrower. Probabilmente. Oppure Protect, Toxic, Flamethrower e Lightning Rod davvero? Ma sta scherzando. Però Avocado se la sta veramente giocando bene. È riuscito a predictare. Sì, non è andato in panico. Mau è bravo. Ci sta. Fire Punch di Snorlax predictando Celestina. Sì, piuttosto per lurare il giro. Alla fine è un Fire Punch lure, mi ha spiegato. Questo Snorlax lo usava difensivo per tenere qualcosa e lurare in ricambio. Buonissimo il danno di Foul Play ad Archeops. Ma mi sa che non vorrei lanciarmi troppo, ma credo che Avo se la porterà a casa con anche un bel vantaggio di punti. Dipende come riesce a girare intorno con Celestina. Il problema è Celestina sempre perché countera tutto quella cosa. No, nel team di Kiju sì. Cioè. Sì, ma no. Raikou rimane in campo a tirare fulmine. Però Avo lo predicta e tira a terremoto direi. E qui dovrebbe essere finita. A meno che non tiri fuori il set, il God Set Render Scissor, ma aveva detto che ci vinciava. Cos'è Raindance Scissor? Raindance, Knockoff, Swordance e Ballet Punch. Era tipo il set per battere Stila e il resto. Però secondo me non ha avuto il coraggio. Sì, esatto. Fisso, vabbè. Comunque... Knockoff che comunque fa buoni danni. Sì. Non è one shot. Beh, sicuramente l'avrà calcolato a Kijo. Sì, sì. Però ora... Beh, adesso com'è? Combo è il problema, perché se Bulletproof è immune a Bullet Punch. Per no, Bullet Punch non è una mossa proiettile. Bullet Punch non è mossa proiettile, è mossa pugno. No, non lo sapevo. Sai, Bullet mi ha un po' trattenendo. Comunque credo che in ogni caso... No? Lasagna non tiene un Bullet Punch? A più due? Beh, effettivamente le sue difese fanno cagare, nonostante il full court. E soprattutto Scissor a più 2 fa male. Potrebbe ribaltarsi la partita? Non lo so, magari Avo credeva di reggere. Vediamo come va, voglio vedere. Più che altro Avo qua ha buttato un Persian Alola che poteva essergli utile con Foul Play per battere Snorlax e comunque per dar fastidio anche a Slowbro. Boh, ma in teoria Snorlax è già molto lurato e poi Slowbro non dovrebbe avere il grosso problema. A meno che quello Slowbro non sia Curse. Curse Slowbro, Curse Amnesia Slowbro. Bisogna vedere questo Scissor cosa fa. Se becca qualche roll, un crit, qui cambia tutto. No, Photogaze. Questo Necrozma è chiaramente veloce. Speravo che fosse più lento per tirare, no. Domanda, ok, tira anche col Mind. Thunder Wave da parte di questo probabilmente... Questo sai cos'è? Questo Necrozma molto probabilmente è un
è un setter con Heat Wave più Stored Power, perché se vedi contro il team di Kijo Stored Power è buono. Photon Gazer ha rivelato, quindi non credo che abbia anche Stored Power. Ah, Photon Gazer col Mind, Dark Pulse e probabilmente Heat Wave. Anche se forse Photon Gazer fa ingenti danni a Shizu. Perché hai leftato? Ah, deve andare, ciao. Chi deve andare, ciao? Kijo. Vabbè, quindi che dire, la partita si è conclusa con una vittoria di Avocado. Ha portato set sicuramente molto interessanti. Spero che la finale sia stata di vostro gradimento. Secondo me è stata veramente molto bella da una parte. Forse Kijo non si è preparato a sufficienza. Secondo me, a me ha deluso un po' le aspettative, perché io mi ero preparato tutto il background di questa lotta ed era veramente molto interessante. C'erano dei set veramente god, non ci siamo goduti, ma vabbè, era comunque una finale, ci sta. Cioè, comunque, Avo era, secondo me, era proprio una spanna sopra. Cioè, anche nelle giocate era... non lo so. Ma comunque aveva il lusso di avere un po' come Celestina, che veramente è difficile da controcounterare, diciamolo così, perché è veramente un po' molto ingombrante. Beh, che dire, quindi la lotta è finita, io spero che sia stato di vostro gradimento, e dalla cima della vetta lancia è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Caio, addio!